Mattarella apre le porte dell'inferno Italia veicolando simboli ormai inequivoci. Sileri simboleggia il crollo di ogni codice etico e deontologico. Cingolani ci definisce terrestri e parassiti, incarnando egli stesso il più abietto parassitismo. La Lamorgese soffoca i diritti costituzionali alla opinione, stigmatizzando la coraggiosa posizione del vicequestore Nunzia Schillirò e privilegiando la fascia questurina dei servi e dei mercenari in divisa. Draghi incarna la protervia malata di uno psicopatico dispensatore di provvedimenti liberticidi ed illiberali. Dico malata non a caso, perché questi sono affetti veramente da forme gravissime di psicopatie. Basta sentire il delirio di Toti, al quale suggerisco una dieta, perché forse la obesità incide sulle sue capacità neuronali. Sappiate che la piazza è in fermento. Non fermerete la piena di milioni di cittadini esigenti il ritorno allo Stato di diritto. Se avete sostituito l'affare mascherina con l'affare tampone, allo scopo di indurci ad una società patologizzata e schiava, sappiate che la misura è colma e siamo decisi alla energica restaurazione e reintroduzione dello Stato di diritto. Andatevene prima che l'irreparabile vi travolga. Andatevene. Noi non piegheremo la schiena, ma vi pareggeremo i conti.